non mancare il bersaglio. Poi disse loro: state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Luca 12,15. Molte persone vivono nella convinzione che possedere del denaro le metta al riparo dai problemi della vita, ma questi individui mancano il bersaglio. Subito dopo aver fatto questa affermazione, Gesù racconta la storia di un uomo che ha un grande successo economico e fa progetti, ma muore nella notte. La sua fortuna non gli è servita a nulla, ha mancato il bersaglio. È indubbiamente molto forte la tentazione di pensare che, se soltanto potessimo avere più soldi, saremmo al sicuro. Niente più sbagliato, perché come dice Gesù, non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. In passato ho vissuto un periodo difficile a livello economico. Pensavo che se avessi trovato un buon lavoro e mi fossi assicurato un'entrata mensile, avrei superato tutte le mie difficoltà. Invece è proprio in quel periodo che ho imparato che è il Signore che provvede. La mia sicurezza è in Lui, non nel lavoro o nel mio patrimonio. Abbiamo parlato delle preoccupazioni sotto l'aspetto economico, ma ti garantisco che è lo stesso per ogni cosa. Se sei preoccupato per la tua salute, confida in colui che ti guarisce da ogni male. Se sei preoccupato per il tuo patrimonio, confida in colui che risana e restaura le relazioni con la potenza della risurrezione. Se hai paura del futuro, confida nell'Eterno, in colui per il quale 1000 anni sono come un giorno. Qualsiasi sia la tua preoccupazione, confida nell'Onnipotente, in colui a cui appartengono i cieli e la terra. Penso che adesso sia chiaro, confidare in qualsiasi persona o cosa che non sia Dio è vano. Tu hai accesso a Dio in ogni momento e puoi affidargli ogni problema. Perché non farlo subito? Guarda all'Eterno, Egli provvede. Grazie di esistere. Emmanuel Go.